Guardi, da noi in istituto sono già arrivate delle pressioni, credo dalla loro regione, perché Pressioni, eh? si lasciasse perdere. Sul nostro presidente, che è una persona assolutamente, diciamo, priva di senso morale e anche con una fedina penale lunga così. Tradotto vuol dire che all'Istituto Superiore di Sanità sarebbero arrivate pressioni direttamente da parte della Regione Basilicata. Pressioni a lasciar perdere il lago del Pertusillo che si trova in Val d'Agri. Chiariamo, l'Istituto Superiore di Sanità ha una convenzione con l'ARPAB, che è l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente in Basilicata. La convenzione serve per far luce su un lago, il Pertusillo, al cui interno sono morte migliaia di carpe. Ma questa è acqua che scotta, è un intrigo fitto, e così all'Agenzia Regionale per l'Ambiente domina la paura, il silenzio, bisogna parlare sottovoce, le telecamere vanno tenute basse. È come se non l'avessi ripresa. No, non fare sta ripresa. Sono proposto a parlare, io sono sincero, non si Sì. Meglio volar basso con la telecamera. È questo l'unico modo per carpire notizie sullo stato di salute del lago senza dare nell'occhio. Ne esce fuori una diagnosi sulla qualità biologica delle acque che è impietosa. Il lago è indubitabilmente un lago che è diventato eutrofizzato, cioè c'ha un apporto di nutrienti che sono fondamentalmente sali di fosforo e sali di azoto eccessivo rispetto a quello che il lago può reggere. Troppi sali di azoto e fosforo rendono un lago vulnerabile non solo alle alghe, ma soprattutto a micidiali batteri. È intanto a rischio che qualche uccello che arriva gli molla la specie giusta e quella prende il sopravvento, perché nei livelli di eutrofia le specie tossiche che appartengono alla classe dei cianobatteri sono quelle che pigliano il comando subito. Un lago eutrofizzato è quindi incline ai cianobatteri. Sono batteri tossici che sanno entrare facilmente nella catena alimentare e avvelenare anche l'uomo. Il danno cronico è molto più sottile e subdolo, perché il danno cronico non ti fa star male, cioè una piccola quantità di tossine tutti i giorni, per esempio nella cuore d'aglio, per esempio, o nel pesce che tu mangi, ogni giorno, magari non ogni giorno, ogni 2 o 3 giorni, queste tossine purtroppo sono sinergiche. C'è un effetto che si chiama quello di sinergia, vale a dire se tu ti prendi 10 dosi, non hai l'effetto di 10 dosi, ma hai l'effetto che se tu ne avessi presa una sola 100 volte più grosso. Cioè, danno una mazzata. Ma perché il lago è ridotto così? Le cause potrebbero essere molteplici. Mi dicevano quelli Sono dell'acquedotto molte Lucano, cose, sì, cioè effetto guardi che noi cronico. abbiamo segnalato alla regione un elenco di 350 allevatori che ci hanno chiesto l'autorizzazione per l'acqua, Sì. ma non ci hanno chiesto l'autorizzazione per lo scarico. Allora dice, se entra acqua da qualche parte dovrà uscire. Ma la colpa è anche dei depuratori, quello di Viggiano, quello di Spinoso e Montemurro. C'è il depuratore della zona del macello di Viggiano, cioè a monte di quell'altro ramo Sì. c'è il depuratore di Montemurro. Di fronte alla casa dove li sono c'è il Sì. depuratore di Spinoso. Non erano manco censiti, là c'è un problema, anche il problema provinciale del censimento che lo stanno facendo ora. Ma non è tutto. Quando in passato morirono i pesci nel Pertusillo, l'ARPAB ne attribuì la causa alla famigerata alga rossa. Balle, ora sta emergendo un'altra verità. Quando ci sono state le morie, qualcuno ha avuto cura di portare i colleghi dello zooprofilattico di Foggia i pesci putrefatti. Questi sono incavolati come iene, hanno fatto quello che potevano fare, ma più di quello non potevano. Il quadro si complica. I dati del sito ARPAB relativi al Pertusillo sono fermi a giugno 2011, ma dalle analisi non ancora pubblicate sta emergendo dell'altro. L'intrigo diventa sempre più fitto e anche se non sono stati ancora analizzati i sedimenti in fondo al lago, almeno nella matrice acquosa e quindi nelle acque superficiali, sapete cosa sta emergendo? Dall'analisi che emerge dell'ARPAB, no? Rispetto a queste matrici, che Sì, cosa esce fra giugno e luglio? quello che le ho detto, cioè io ho le matrici acquose dell'ARPAB, solo le matrici acquose. Le matrici acquose sovrapposte alle analisi fatte dagli altri mostrano la presenza di idrocarburi esattamente nelle stesse località in cui gli altri ritrovano i sedimenti. Sui fianchi del lago arriva, forse neanche da una parte sola, ma pure dall'altra. Quindi l'ipotesi qual è? Il sospetto, Il non l'ipotesi. sospetto. L'ipotesi ci vogliono più dati per tirarla Il fuori. sospetto? Il sospetto è che ci siano delle emissioni periodiche, che qualcuno stia facendo dei casini, o l'abbia fatti nella falda e dalla falda vengono contaminati gli immissari, che portano idrocarburi. Immissione di idrocarburi, un
una verità sconcertante, ma non si può gridare a voce alta, perché qua vicino, vicino al lago, ci sono i pozzi di estrazione dell'ENI e ci sono in ballo miliardi, miliardi di royalty. Meglio quindi far passare per Cassandra la professoressa Colella e il suo gruppo di lavoro. Lo scorso anno, proprio nel Pertusillo, le associazioni EPA e OIPA raccolsero sedimenti e acque superficiali. A quei risultati impietosi, le fonti ufficiali non vollero dar credito. Ecco, noi abbiamo esaminato due campioni d'acqua e tre di sedimenti. Le anomalie che sono state evidenziate sia dall'analisi delle acque che dei sedimenti sono le stesse. Cioè c'è una corrispondenza delle anomalie. Cioè abbiamo sia gli idrocarburi che una serie di metalli pesanti che sono presenti in eccesso rispetto ai limiti previsti dalla legge. In alcuni punti specifici? Noi chiaramente abbiamo esaminato solo tre punti, partendo dalla foce del fiume Agri, da qui, dalla foce del fiume Agri nell'invaso del Pertusillo fino all'invaso. E proprio come Cassandra, la professoressa Colella ci aveva visto giusto. Non ci sentiamo Cassandre perché noi ragioniamo sui dati e amiamo confrontarci sui dati e soprattutto amiamo confrontarci e parlare. E gradiremmo che le istituzioni dialogassero con noi. I veleni custoditi in fondo al lago meritano dialogo e trasparenza, anche perché idrocarburi e metalli pesanti come l'alluminio possono uccidere, possono far male. Per esempio l'alluminio, dicono gli esperti, che produrrebbe danni al cervello, aggraverebbe il morbo di Alzheimer, disfunzioni renali, coliti. Il ferro causerebbe emocromatosi, danni al fegato, al pancreas, al cuore. Gli idrocarburi in genere creano danni a livello ematico e ai polmoni.